Ok, ciao ragazzi. Allora, come avrete visto dalla copertina, è arrivato e approdato un nuovo cantante. Dai, che ci voleva, no? Un nuovo cantante sul canale. E questo penso che sarà il più acclamato di tutti. Liga l'abbiamo già visto e il Vasco invece non c'era ancora. E ho voluto proprio per questo. Proprio per questo, esaminare e trasformare, diciamo così, come avete visto dalla copertina, la canzone secondo me più emblematica di questo grande artista che tira ancora le masse, fa ancora i pienoni, ma i pienoni magari di un giorno, due, 3 giorni, magari di fila negli stadi, avrete benissimo capito chi è Vasco Rossi, il grande Vasco, no? Allora, cosa dire? Perché ho scritto Facile per tutti? È perché Alba Chiara è una canzone, diciamo così, emblematica, ma è una canzone difficile perché, come l'ha scritta lui, che era in Do maggiore, io vi farò. Metterò gli accordi, tutti gli accordi, siccome non ce ne sono tantissimi, gli accordi della canzone sono 5, mi sembra. Vi metterò tutti gli accordi della canzone originale, se non mi sbaglio, non vorrei che fosse addirittura in re, non vorrei che fosse addirittura in re, non vorrei dire una stupidaggine. Io dico che la canzone è in do, io dico che la canzone è in do. Se fosse poi in re, vi metterò gli accordi, tutti gli accordi in re. Vi metterò sia quelli in do che quelli in re, ma vi metterò anche questi che ho scritto io, che la canzone è stata trasportata in sol. Che cosa vuol dire? Che in questa tonalità qua la possiamo cantare tutti, la posso cantare io, ma la potete cantare anche voi. Quindi se ce la faccio a cantarla io, che l'ho trasportata in tonalità bassa, la potete cantare anche voi tranquillamente. E le ragazze o le donne, il popolo femminile, potrebbe cantarla in questa tonalità all'ottava sopra, perché questa è una tonalità da donna, quindi sol maggiore. La canteremo tutti quanti ed ecco perché ho scritto in copertina facile per tutti, finalmente per tutti. Ok, allora parliamo di Alba Chiara. 1979, sono passati un po' di anni. Una cosa che volevo dire prima, cosa di questa data, volevo dire che questo tutorial, non voglio vantarmi e non voglio essere superiore ad altri miei colleghi, non mi interessa proprio. Voglio solo dire che magari l'hanno fatto magari anche altri miei colleghi, questo tipo di tutorial, però magari non l'hanno trasportato in questa tonalità, o magari se l'hanno fatto io sono all'oscuro e quindi mi accodo a quelli che l'hanno già fatto, ma non credo, perché è bello fare i tutorial, ma i tutorial bisogna farli che siano poi alla portata di tutti. È inutile fare un tutorial su 1.000 persone, facciamo che hai 1.000 iscritti che hai, lo fai per quei 50, 70, 100 e gli altri 900 per te non contano nulla. Questo non vuole essere una critica, attenzione, ma vuole essere una critica costruttiva. Bisogna fare i tutorial in modo che tutti quanti, tutti, ma proprio tutti i 1.000, almeno ci provino, poi magari non ci riescono. Perché la canzone magari ha determinati accordi, ha determinati passaggi un po' difficili, però bisogna dare la possibilità a tutti quanti di poterla suonare e cantare. Torniamo ad Alba Chiara, 1979, album fortunatissimo del grande Vasco. Non siamo mica gli americani, ma noi non siamo mica gli americani, ok? E quindi questo album conteneva canzoni come Senza parole, Fegato spappolato, Ogni volta, Alba Chiara. Ragazzi, ma quanti? Ma quanti? Io ho voluto prendere, non di quell'album, ho voluto proprio rappresentare Vasco Rossi con questa canzone perché secondo me Alba Chiara ha abbinato Vasco Rossi, oppure Vasco Rossi ha abbinato Alba Chiara. Che scrisse, secondo me, non mi sono informato molto bene, ma sono sicuro che il pezzo del pianoforte che sentirete all'inizio l'ha scritto con Gaetano Curreri. Gaetano Curreri è il tastierista, pianista degli Stadio, ok?
molto probabilmente si sono incontrati ad un concerto, gli è piaciuto come suonava il pianoforte, non so come, avevo sentito la storia, come era stato l'incontro con Gaetano Curreri. E quindi hanno in collaborazione, forse l'ha firmata anche Gaetano Curreri questo brano, e in collaborazione hanno fatto quel bellissimo introduzione di pianoforte che ogni tanto Vasco Rossi lo invita a fare, e quando senti suonare lui la cosa cambia da così a così. Ok, poi vabbè, ci sono le chitarre elettriche dentro, ci sono le chitarre, la solo finale di chitarra elettrica, che è bellissimo, è una cosa stupenda. Non mi trattengo più di tanto, vi dico gli accordi della canzone e andiamo avanti. Sol, quindi abbiamo detto Sol, Re, Mi minore, Do, poi c'è un La, ho finito il Do, c'è di nuovo un Sol, un La e un Re. Pensate che questo giro di accordi, Sol, Re, Mi minore, Sol, Do, Sol, La, Re, si ripete la canzone dall'inizio alla fine in loop. Quindi vi scriverò anche la vecchia tonalità, la tonalità originale che era in Do. Vi scriverò gli accordi della vecchia tonalità, della canzone originale, e quindi potrete poi suonarla eventualmente, se volete, in originale. Qui da me l'abbiamo trasportata in Sol, in modo che tutti, veramente tutti, possano cantarla. All'inizio ci sarà il pianoforte che suona, mi sono messo solo un pochettino di base sotto, ma solo il pianoforte con la batteria, e quindi in certi punti... Per non far rumore, ti addormenti, farò solo degli appoggi, accordi lunghi, no? Poi quando comincia il ritmo vero e proprio, è il ritmo del tun cha tun tun cha. Questo è il ritmo. Cia, tun, tun, cia, tappa, tun. Questo è il ritmo. Vi metterò le freccettine sopra come al solito. Vi metterò anche la tab in cui ci sarà quella parte, non del solista finale, perché purtroppo lì bisogna essere proprio dei virtuosi, ci vorrebbe un foglio intero per cantare, per scrivere tutto quella solo, ma la parte dove lui farà, dove un particolare solo per farti guardare, e poi lì si anima, e poi c'è la parte che fa ta 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 ta. Ecco, in questo punto qua metterò la parte, vi metterò la tab scritta sopra, che se volete suonarla questo pezzo qua lo potete fare anche voi in concomitanza con quando io lo farò, però io non lo farò perché non posso, io sto suonando, sto facendo l'accompagnamento, può darsi che magari lo sovrainciderò, non è detto. E ricomincia, ok? Allora, accordi detti, ritmo detto, andiamo all'esecuzione. Allora, andiamo all'esecuzione di Alba Chiara. 2, 3, 4. La, Re settima. Spiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come l'alba, sei fresca come l'aria, ti
diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri. Vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione, un particolare, solo per farti guardare. Ehi! Vai! Ta 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 ta, ta 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 ta. Ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta. Vai, respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come l'alba, sei fresca come l'aria. Diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri. Vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione, in particolare, solo per farti guardare. E con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela, coi libri di scuola ti piace studiare, non te ne devi vergognare. Qui c'è lo stop. E quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni. E qui finisce. Qualche volta fra i pensieri strani, con una mano ti sfiori. Tu sola dentro una stanza, e tutto il mondo fuori. Ehi, chitarra, sempre i soliti accordi, solito giro, in loop. Vai, sol, re. Mi minore, sol, do, sol, finale. One, two, three, four. E ok, e ok. Ok, allora, aggiungiamo ancora una piccola cosa. Allora, aggiungiamo ancora una piccola cosa. Avete visto che quando c'è lo stacco musicale, lì si raddoppia praticamente la mano. Quando fai invece pa 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 pa, tu sono tutti i colpi in giù, ta 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 ta. E poi comincia il ritmo, ricomincia il ritmo così. Alla fine c'è l'assolo che dura due giri e poi c'è di nuovo il pa 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 pa. Pa, 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 pa. Uno, due, tre, erano tre, non quattro. Io ne ho contati quattro. Al quarto bisogna fare. Ok, questo era il finale, ragazzi. Penso di essere stato utile. Penso che parecchi di voi rimarranno contenti per aver fatto una versione diversa, secondo me, da quelle che ci sono già sul web. Spero di essere stato di grande aiuto. Al prossimo tutorial. Ciao ragazzi, mi raccomando, visualizzazioni e time watching. Grazie. Ci siamo quasi, Siamo quasi alla fine. Abbiamo fatto quasi il boom.
Vi farò poi un video poi speciale per voi. Grazie mille a tutti. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao, sono di nuovo qui. Volevo ringraziarti innanzitutto per essere arrivato fino a questo livello del video e quindi aspettare fino alla fine e ti ringrazio tantissimo. Poi volevo darti due consigli. Uno è di vedere questo video che ho l'ultimo video che ho appena pubblicato sul canale e l'altro è la playlist inerente ai video che hai appena visto, guardato. Ci vediamo alla prossima pubblicazione di un video sul mio canale. Grazie mille, ci vediamo alla prossima.